Oggi a scuola presso l'Istituto Sciascia abbiamo voluto realizzare l'incanto del Natale. Dopo 2 anni di isolamento totale e di mancanza di apertura al territorio, con questo evento abbiamo aperto le porte al territorio con la realizzazione del presepe, dei mercatini solidali e della casa di Babbo Natale per la gioia dei nostri alunni, della comunità e di tutto il territorio. Infatti in questi giorni verranno anche gli alunni delle altre scuole a visitare la bellezza del Natale a Scoglitti, dove le mamme assieme all'insegnante Angela Botta e in rapporto con la dirigenza abbiamo voluto regalare questa gioia del Natale. I mercatini sono delle piccole bancarelle con dei lavoretti realizzati ognuno nelle proprie classi o nelle proprie sezioni, se parliamo di scuola dell'infanzia, dove questi oggettini realizzati dai nostri alunni in collaborazione con i docenti e le mamme verranno vendute e date in beneficenza per i fratelli più deboli e inoltre per le associazioni importanti di cui anche un piccolo contributo è necessario. Oggi sono veramente felice perché a scuola abbiamo avuto le istituzioni presenti che ci hanno dato il loro supporto morale ed etico dell'apertura veramente di un santo Natale. Fino a quando è possibile? Con oggi abbiamo avuto l'inaugurazione con la presenza quindi del sindaco, le varie istituzioni. E la scuola è aperta al territorio fino al 21 di dicembre.